A cosa serve un laico in missione? Quale ricchezza porta in più rispetto a un sacerdote? Direi che porta delle differenze, che poi possono essere, sì, ricchezze. Il laico si inserisce in una vita comune, con la sua famiglia, con i ritmi comuni del lavoro, delle pause, delle feste, della domenica. Questa è un po' la differenza, di inserirsi in una vita più comune a tutti gli altri laici brasiliani che abbiamo conosciuto. Allora, la figura del laico in missione è sicuramente un mattone in più, un completamento rispetto a quello che è la famiglia della Chiesa. E quindi riteniamo molto importante la figura del laico proprio perché oltre a quella del sacerdote e delle religiose, è quella che secondo noi si avvicina anche particolarmente alla gente e alle popolazioni che si incontrano. Cosa spinge una famiglia che in Italia ha tutto a lasciare ogni cosa per andare in missione? È un pensiero che è nato un po' col tempo. Secondo me, una risposta ad una chiamata è accettare una proposta e dire sì ad un progetto che quindi non pensi tu. Dire che avevamo tutto forse non è esattamente corretto, probabilmente invece nel cuore c'era una mancanza, c'era un desiderio di qualcosa di più. Io penso che fosse il desiderio di dare concretezza a un sogno, a un'aspirazione che avevamo probabilmente in modo diverso ognuno, Irene ed io, che da sposi volevamo, come dire, costruire qualcosa di bello per noi. E poi col tempo questo è diventato anche un progetto dall'altra parte del mondo, più o meno. Quella che chiamano vocazione, no? Ognuno ha la sua vocazione e quindi se tu senti che per essere felice, per realizzare la tua vita, o comunque ti senti chiamato per fare una scelta come questa, no? Perché comunque si tratta sempre di un percorso, di un progetto più grande di noi. Noi vediamo solo se vuoi il momento della scelta o guardandoti indietro vedi il cammino. Il futuro non lo vedi, lo vedrai solamente, non lo vedrai sostanzialmente, no? Quindi il riassunto è questo, per me è la vocazione, no? È la mia vita, è così che doveva essere perché è così che sono felice e quindi è stata una scelta naturale. Si parte per aiutare chi è in difficoltà o si parte per Gesù? Sì, io penso principalmente nella nostra scelta, è stata una scelta per partire proprio per dimostrare l'amore di Dio agli altri. L'idea è stata quella. Siamo andati e abbiamo bussato le porte al PIME perché permetteva questa idea di coesione tra il lavoro del laico e il lavoro del missionario. Forse anche perché è più facile, diciamo, la certezza che avevamo era quella che Gesù ci voleva bene, quindi noi dovevamo dimostrarlo agli altri. Aiutare gli altri, questo non sempre è facile, quindi magari non ci si riesce neanche, però dimostrare agli altri che Dio ci vuole bene, questo sì, questo è sicuramente più facile da dimostrare. Perché si parte? Secondo me, boh, c'è gente che parte perché vuole, perché scappa, c'è gente che parte perché vuole fare, boh, c'è gente che parte perché ha qualcosa dentro che gli dice vai. Poi quando si arriva giù, che cosa ti ha spinto? È che ti fa agire in modo diverso. Perché secondo me il partire è forse più facile che restare qui alle volte. Il giù, stare, è più difficile che arrivare.
perché nelle difficoltà che ci sono là uno capisce quanto erano forti i motivi della partenza, no? Come si chiacchierava prima, secondo me se uno è inviato è qualcosa di molto più forte di uno che va, perché quando sei là, se sei andato là ma non hai una sorgente dietro che ti alimenta, quando poi le tue risorse si esauriscono poi non vai avanti, quindi magari rimani però diverso, più duro, più scontroso, perdi un po' quella testimonianza, che invece se hai una sorgente che non finisce, che ti alimenta, in questo caso secondo me per noi cristiani è la fede e quella chiamata a dire vai annuncia, che non vuol dire come io pensavo da bambino, no, con la croce, no, con il macete, che dicevo no perché dovete eccetera, ma anche andare a fare il falegname con uno e lavorarci 8 ore al giorno, e in quel modo di lavorare, nell'attenzione che gli dai, come tratti le persone, come tratti gli impiegati, come sei onesto con i clienti, tante piccole cose, è un annuncio che poi magari nell'altro un seme che gli crea un desiderio di scoprire e verrà a chiederti ma perché fai così? Ma cioè sono arrivate 10 metri cubi di legno, potevi portartene a casa uno, nessuno aveva visto la differenza, no? E tu dici no, non lo faccio perché sennò la polizia viene. Dici, no, perché c'è un altro perché, e quindi secondo me è quello lì, e questo ti viene se tu hai una sorgente dietro. Dire sapendo che al rientro in Italia non si avrà nessuna sicurezza, è una sfida personale o un affidarsi alla provvidenza? Ma noi l'abbiamo vissuta come un affidarsi alla provvidenza. Noi siamo partiti negli anni 90, quindi era il 94-95, era una situazione economica diversa da quella attuale, però io lavoravo in banca, Aldo anche lui aveva un buon posto di lavoro sicuro e quindi abbiamo lasciato un lavoro anche sapendo di non ritrovarlo, perché a me in banca il posto non l'hanno tenuto. Però anche se adesso faccio le pulizie in un supermercato, siamo contenti, cioè se dovessimo ritornare faremmo lo stesso questa scelta, anche se magari ci ritroviamo ad avere il conto in rosso o non abbiamo le entrate che avevamo una volta lavorando in banca o altro, però non è mettendo le cose sui due piatti della bilancia vince sempre comunque il nostro vissuto, e lo rifaremmo perché ne vale la pena. Quando rientri devi avere un grandissimo spirito di adattamento, tu parti affidandoti alla provvidenza, e quando siamo tornati la provvidenza l'abbiamo toccata con mano, perché non siamo mai rimasti un mese senza lavoro, mai. Al posto giusto, ma come fai a esserne certo? Allora, questa è stata forse la domanda più difficile, nel senso che diciamo che l'ALP nasce da un'esigenza dei padri, no? Quindi non c'è un progetto ALP che fiorisce spontaneo, passa sempre attraverso un padre del PIME, un vescovo comunque legato al PIME. Per cui quando noi andiamo, tra virgolette, c'è sempre un'esigenza di un laico in missione, no? E quindi almeno sai che dove arrivi, il posto non, magari non è quello giusto, però c'è una richiesta da parte di un laico, e quindi arrivi già in un dici, no? Arrivi in un posto, poi che sia giusto o sbagliato si vede col tempo. Essendo poi che comunque questo posto si trova generalmente in uno dei paesi più poveri della terra, no? Fa in fretta anche a essere al posto giusto, perché comunque vieni travolto da una serie di problematiche oltre a quelle del tuo quotidiano, no? Che ti riempiono la vita, e che è vero, ti fanno sentire utile, no? Allora, il nostro atteggiamento già in fase di formazione
è stato quello della piena disponibilità. Infatti, nei primi colloqui fatti con i nostri responsabili, come posti di destinazione ce n'erano stati proposti più di uno. E diciamo che per noi sarebbe stata la stessa cosa, non c'era una particolare differenza tra uno e l'altro. Si parlava di Brasile, Papua Nuova Guinea E e Camerun. Camerun. Dopo, di volta in volta, si è definita sempre di più la nostra destinazione e abbiamo accolto tranquillamente e serenamente quella del Camerun. Sicuramente è fondamentale una piena fiducia in chi ci sta preparando, in chi ci sta guidando. È un grande affidamento al Signore, perché tutto quello che abbiamo vissuto a partire dalla formazione l'abbiamo sempre visto sotto quest'ottica, che una mano ci stava conducendo. Quindi non era importante tanto il continente, ma il proseguire questo cammino che avevamo intrapreso. Quindi noi ci siamo sentiti al posto giusto, sicuramente. L'Alpe è una ricchezza sin da quando è nato 25 anni fa, perché è un modo per arricchire la presenza del Pime in missione. Il Pime è formato per la sua gran parte da sacerdoti, più qualche missionario laico, però consacrati. Il fatto di avere delle persone, magari sposate oppure non sposate, che però stanno facendo una vita con la propria professione, con la propria esperienza, arricchisce proprio per aiutare le persone della missione dove si andrà ad avere una visione più completa di quello che è la Chiesa. La Chiesa non è fatta solo di preti o di laici o di suore, ma è fatta anche di laici, di famiglie, di persone che hanno una professione, che hanno una formazione e che quindi vivono il Vangelo in un modo diverso da quello che può viverlo un sacerdote. E anche il modo di vedere la missione, il modo di vivere la fede di un laico ha una caratteristica diversa da quella che può essere un prete e anche questo è un arricchimento perché il Vangelo si incarna in storie diverse, in situazioni diverse, la stessa fede, lo stesso dono del battesimo viene poi vissuto in modalità diverse. Tutto questo è un arricchimento perché la verità, e soprattutto la verità che è Gesù Cristo, non è un monolitico, ma è poliedrico, è come un diamante che risplende di colori diversi in base al punto di vista da cui viene illuminato. Quindi l'Alp è davvero un arricchimento grande nella missione del Pime nel mondo. L'Alp ancora nel 2015, penso anche nel 2030, è molto importante. È molto importante proprio per quello che dicevo, per una caratteristica diversa, propria, che ha rispetto a quella che può essere la presenza di un missionario. Il fatto, ad esempio, io l'ho vissuto in persona quando abbiamo chiamato e sono venuti a lavorare con noi alcuni missionari dell'Alp. Il fatto che arrivi una persona nuova, che non si è formata in seminario, che non ha fatto il cammino che abbiamo fatto noi, che ha altre esperienze, che ha altre preoccupazioni, che ha in mente poi che dopo qualche anno tornerà e dovrà preoccuparsi di come vivere, di formare una famiglia o di far continuare a vivere la famiglia, il posto di lavoro, eccetera. Sono tutte provocazioni che aiutano anche noi missionari che abbiamo un'altra formazione ad allargare il nostro punto di vista. E poi c'è anche l'aspetto della professionalità. Noi missionari abbiamo una formazione più specifica per quanto riguarda l'evangelizzazione, però in missione l'evangelizzazione si incarna anche attraverso delle opere di sviluppo, dei servizi sociali o anche delle competenze più legate all'evangelizzazione che però hanno bisogno di una specializzazione. Ecco, l'Alp aiuta proprio a diversificare queste presenze e a portare delle caratteristiche proprie. Di questo il Pime oggi ne ha estremo bisogno.
Cos'ha in più l'ALP rispetto alle altre associazioni di volontariato? Ecco, questo credo che sia proprio alle origini, quando abbiamo pensato proprio alla nascita dell'ALP. Io ero un giovane prete quando appunto è nato l'ALP. Perché? Perché venivano a noi alcuni giovani o qualche famiglia che ci diceva: noi vorremmo andare qualche anno in missione. Noi gli consigliavamo questo ONG, questo organismo che va in missione, che va in Africa o che va in America Latina. Però loro dicevano: no, ma noi vogliamo andare come missionari, non semplicemente come volontari, come, non so, un medico o uno esperto in agricoltura o un insegnante. Noi vogliamo condividere la vostra passione missionaria. Vogliamo essere missionari come voi, però da laici. Ecco, l'ALP ha questo: uno che parte per l'ALP deve condividere quello che è il carisma del PIME, quindi innanzitutto condividere la fede, condividere l'esperienza di Gesù Cristo e il desiderio di farlo conoscere ad altri. E poi ciascuno vivrà questa missionarietà secondo le proprie caratteristiche, quindi per un laico è diverso che per un prete, per una suora. Ecco, questa è la caratteristica dell'ALP rispetto a un'ONG, a un altro organismo, dove l'aspetto professionale e l'aspetto del progetto viene innanzitutto. Uno dell'ALP innanzitutto condivide la missione del PIME. Se uno non condivide la missione del PIME, non condivide l'esperienza di fede cristiana, naturalmente non può essere dell'ALP e gli viene consigliato di fare questo servizio lodevole attraverso altri organismi.